l'idea nostra era che all'interno di questo quarantesimo noi vivessimo quattro eventi. Il primo è celebrazione dell'Eucaristia, dire: Signore, non possiamo che ringraziarti per ciò che ci hai dato in questi anni. Il secondo, il nostro sogno nascosto, era la visita del Papa, e l'abbiamo materializzata. Però vi ricordate le due parole che ci ha detto il Santo Padre? Che io ci dormo poco, perché dice, ci ha dato questa consegna: siate pazzi. Interpreta la Caritas come siate pazzi, quindi che ne so io. E la seconda era: siamo tutti con il cognome vulnerabili. Quindi il cognome non è Ambaro solo, è, però è Ambaro su vulnerabile Benoni, e così dovrebbe essere per ciascuno di noi, e questo ci fa tanto bene. L'altro momento forte era: proviamo a ricordare perché è nata la Caritas, in quale contesto ecclesiale si è inserita la nascita della Caritas, come mai Paolo VI poi dice bisogna passare dall'Oda alla Caritas. E dall'Oda, giusto? Alla Caritas. E poi dicevamo, verso la fine del quarantesimo, cioè ottobre del 2020, troviamoci tutti insieme a dire: bene, qual è il futuro, le prospettive di futuro? Quindi ce lo dovremmo provare a dire tutti insieme a ottobre prossimo. Quindi non posso rispondere oggi, perché la speranza qual è? Che alla luce di questo, di questo elemento che ci richiamava anche il professor Melloni, noi ci rendiamo conto che siano i poveri a doverci assolutamente cambiare, dove appunto non c'è un potere contrattuale politico, che i poveri non sono una realtà di contrattualizzazione, di far valere le proprie ragioni, ma sono una realtà che ci deve bussare da fuori a ricordarci la freschezza del Vangelo. Allora, quello che abbiamo sentito oggi, accennato per assolutamente sommi capi, sono pallidi tentativi di provare a dire quella che è stata la Caritas diocesana. Ma la Caritas diocesana, ecco, questo ci terrei a sottolinearla, la Caritas diocesana come organismo pastorale in tutta la realtà della diocesi di Roma, in tutte le parrocchie, in tutte le comunità, che è stato un ricordarci costantemente: fate questo in memoria di me, cioè celebrare la messa personale, come ogni tanto dico. C'è la messa, il movimento ascendente liturgico, e poi c'è la messa eucaristica discendente, che è quello dello spezzarci quotidianamente. E su questo penso che ciascuno di noi abbia toccato con mano, nelle singole realtà anche parrocchiali, questo fate questo a memoria di me o date voi stessi da mangiare, si è realizzato tante volte. È nata per promuovere un volto di discepoli e di chiesa, che come richiamava, cioè, e ringrazio il professore per aver ricordato questa frase di Gaudium et Spes, sicut Christus ita ecclesia, così come il Cristo ha fatto, così la Chiesa, attraverso il canale della debolezza, della povertà e della persecuzione, può passare il messaggio e opera la salvezza. Ecco, fate con me un piccolo volo pindarico, se volete così, di contemplazione sulla realtà della nostra Chiesa, perché in 40 anni nella diocesi sono nate tante piccole case di accoglienza, centri di ascolto dove si accolgono le persone, i drammi, sono nati gli empori territoriali, un po' sulla falsa riga, no, della funzione prevalente, funzione pedagogica della Caritas, come richiamava Sua Eminenza, sono nate, che ne so, le attenzioni sul discorso dei temi finanziari, dell'usura, del sostenere le persone deboli, della
piccoli spazi di accoglienza per le persone che vivono nelle carceri, attenzione per le mamme nel territorio. Di recente, lo sapete, è nata la 53esima opera segno, che io lo chiamo l'ostello dislocato nella diocesi negli ultimi 2-3 anni, cioè abbiamo registrato questo, c'è il dramma dell'abitare a Roma, le persone che dormono per strada, però ecco, tra l'anno scorso e quest'anno, però è stato iniziato 3-4 anni fa quando siamo andati nelle parrocchie a bussare a dire accoglieteci, accogliete le persone che dormono per strada, quest'anno ecco l'ostello dislocato in circa 20 parrocchie con 110-120, Mario Urbinati dove sei? A che cifra siamo adesso dell'ostello dislocato? Lucia dove sei? 23 parrocchie, ecco, ma lì abbiamo notato a proposito del lievito, che io sono un po' fissato, che appunto i poveri hanno fatto risvegliare una nuova dinamica, una nuova freschezza delle persone che appunto magari non entrano in chiesa, le soglie le attraversano, prima la soglia dei poveri, poi magari la soglia della parola e poi anche la soglia della celebrazione dell'aula liturgica, ma non è obbligatorio, spesso passano attraverso la soglia dei poveri. Ecco, questo è stata la storia della Caritas della Chiesa di Roma. Don Stefano mi ha invitato ad una cosa che si inaugurerà a San Gregorio Magno, gli ho detto sono contento che lo fate, gli ho detto non sono contento se non vieni, verrà inaugurato un centro di ascolto all'interno di un insediamento di un campo rom. Stefano, ho capito bene? Ecco, questo è stato, nel senso che le palestre di solidarietà, che sono le opere segne della Caritas diocesana, lentamente no, contaminano positivamente le comunità cristiane e ci danno la consapevolezza e ci fanno toccare con mano che davvero i poveri ci rimettono in una dimensione di vita più autentica, più vera. Sono contento, mi ha colpito quello che Daniela diceva, se entri in carcere e non cambi per niente qualcosa non funziona, cioè se stai in contatto con i poveri e non cambi vuol dire che vivi un rapporto di potere, se non cambi per niente. Cosa deve essere la Caritas del futuro della Chiesa di Roma? Io spero che riusciremo a dircelo in maniera condivisa un po' attraverso tutte le assemblee parrocchiali o di prefettura che stiamo provando a fare con l'ascolto del grido della città, un po' per confronti personali, e insieme ci dovremo dare, tra virgolette, le direzioni della Caritas del futuro, della Chiesa. Quindi chiudo, viviamo tempi profetici, i poveri ci stanno rompendo le porte perché bussano tanto. Io con un sacerdote ho parlato nei giorni scorsi, ha detto io non ce la faccio più perché io devo fare altro, ho detto guarda abbi pazienza, cioè tu ti stai stressando a non far andare via quelle 4-5 persone, ma mi stai dicendo, perché vogliono andare via, ma mi stai dicendo che le 40 che stanno davanti alla tua porta non le vuoi, allora forse dobbiamo cambiare le prospettive. Quelli che bussano, che vogliono entrare, quelli sono il Vangelo, o ci ricordano il Vangelo o ci annunciano il Vangelo. Quindi grazie a tutti, chiedo a Sua Eminenza se può concludere con una parola e anche con una benedizione. Ringrazio ovviamente il professore.